A 7 anni ho iniziato a giocare pallamano. Ho giocato pallamano da 7 a 16 anni. Ho iniziato a giocare basket solo quando ho arrivato a 16 anni. Sì, io ho scelto pallamano perché in questo periodo non c'è allenamenti di basket e tutta gente giocato solo pallamano. Quando ho arrivato in Italia impressioni sono buone perché prima per arrivare in Italia io ho giocato qualche partita, tipo qualche torneo, ho visto un po' d'Italia, mi è piaciuto tanto, è tutto, cultura, cibo, è tutto. Ma tutti i paesi c'è qualcosa tipico, capito? Non è che la Lituania ce l'ha sue. L'Italia ce l'ha su e adesso è difficile parlare per tutto perché bisogna un giorno, capito? In Italia? A me è piaciuto tutti i posti dove ho giocato perché tutti i posti sono belli, ma forse che è più comodo ho sentito io e anche mia famiglia a Pesaro perché è vicino mare, tutto piccola città, tutto bello e molto comodo. Un allenatore importante per te nella tua carriera italiana, soprattutto all'inizio, è stato Luca Dal Monte, che tra l'altro ho sentito, ha detto di salutarti. Ti chiedo che rapporto hai avuto con lui, quanto è stato importante lui anche per farti, cioè per aiutarti a inserirti nel contesto italiano, nella pallacanestro italiana. Allora, con Luca io ho lavorato un anno in Cantù e 2 anni in Pesaro. Mi è piaciuto tanto il sistema, il tipo di gioco, è molto comodo per me, tipo come gioco io, capito? E lui ha aiutato me, come si dice, a sentire bene, comodo in Italia e in questa lega. No, ho visto quando ho giocato a Sassari, ho visto bellissima isola, si chiama Sardegna, spiagge molto belli, molto belli. E poi viaggi lunghi, ho visto solo campi, palazzetti e basta. Non leggero, ci ho detto a te, Pesaro, non è che tutti uguali. Uno posto ce l'ha la sua identità, altro posto suo. È difficile per cercare uno perché Milano, bello, Roma, bella, Bologna, c'è tanti belli posti, non lo so. Astronauta forse. No, ancora no, ancora io non. Don't think per finire carriera adesso. Per questo momento io un giocatore di basket penso solo per come giocare basket e quando finisco decido cosa fare. Adesso è difficile perché i miei figli vanno in scuola, sempre io trovo cercare per posto dove anche c'è scuola per i miei figli, scuola internazionale, ma questo anno non è trovato e loro sono rimasti in Lituania. Sì, quando io ragazzo piccolo ho iniziato a pescare con i miei amici durante l'estate e poi ho continuato così. Sì, ogni tanto solo in estate, ma Adesso poco, non lo fai poco. più.